tutta la condivisione pure. La cassa è il microfono. Allora, con i colleghi possiamo già iniziare? Con i colleghi c'è qualche altro che dobbiamo aspettare? No, va bene, facciamo incontro Wells. Sì, va bene. Aspettiamo là il collega un attimo, chi c'è? Guarda dei colleghi, dai. Li mette da parte. Luca, un giorno della presentazione dei simboli, com'è il quadro degli avversari? Ma è sempre migliore, anche perché stanotte hanno bruciato l'ennesima candidatura. La Cittadini ovviamente già bruciata. Tutta questa operazione, lo sapete dove deve portare? Al ritorno di Musumeci, andranno tutti lì in ginocchio, salvaci da questo massacro. Parte tutto anche dal presupposto che Gianfranco Miccichè non vuole ovviamente un candidato o una candidata che sia scrivibile a Forza Italia, e soprattutto non deve essere palermitano. Questo è l'elemento anche che sta caratterizzando questo gioco a massacro, che i siciliani stanno vedendo con grande stupore, ma noi abbiamo messo in conto questo, e ancora comunque i colpi di scena nelle prossime ore non finiranno. Che prospettive vede invece per la sua candidatura? Noi siamo sempre più vicini alla meta, lo riscontriamo quotidianamente nei nostri incontri, nelle nostre iniziative, e al di là di quella che è la nostra bravura, siamo bravi perché finora siamo riusciti a reggere all'impatto organizzativo di ogni scadenza e di ogni evenienza, sia a livello nazionale con il progetto di Luca Sindaco d'Italia, sia a livello regionale con il progetto di Luca Sindaco di Sicilia. Però devo dire che gli altri si stanno dimostrando e rivelando abbastanza scarsi. Stiamo aspettando che scoppi il centrosinistra, questione ormai di poco, e il rischio sempre più concreto che Caterina Chinnisi trovi l'alibi per ritirarsi, ormai vi assicuro che è sempre più evidente. Lei è stato il primo anche a depositare il simbolo nazionale. Noi sull'organizzazione siamo scientifici, e questo finora ci ha consentito di sopperire alla mancanza di apparati. Gli altri hanno gli apparati, soprattutto la pubblica amministrazione, che usano in modo distorto. Noi invece abbiamo una organizzazione, una pianificazione di uomini e donne che si aiutano a poter fare tutto ciò che le grandi strutture riescono a fare con tanta facilità. Noi con fatica però riusciamo a farle e arriviamo anche primi. Ci faccio qualche nome? Ma i nomi oggi li avrete tutti, e sono quelli che hanno riguardato già la caratterizzazione delle nostre strategie. Igor Gilardo lo conoscete, abbiamo anche il Presidente del Consiglio Comunale di Corleone, che è qui, dov'è? Eccolo qui. Poi abbiamo anche il Sindaco di Cerda, e poi abbiamo anche il Sindaco di Camporeale, eccoli lì. Questi, guardate, sui sindaci io dico sempre sono quella categoria che sono stati più vessati da questo punto di vista, quindi è ovvio che parliamo di candidature pure che in questo contesto sono state non strappate, sono state invece determinanti per dare un segnale anche a tutti i colleghi che in questo momento stanno subendo delle gravi pressioni, di cui parleremo anche in questo contesto, le pressioni di Palazzo Torleani, le telefonate di Tafli, del Marco Intravaglia, che chiamava i sindaci per dire ti sto per dare un finanziamento, e una letterina d'amore mandata a firma, guarda caso, dal buon Nello Musumeci, il quale intende farsi la campagna elettorale con i soldi della gente. Quindi è ovvio che da questo punto di vista abbiamo individuato, ma li vedrete tra poco, uomini e donne libere in condizioni di poter portare avanti con noi questa crociata di liberazione della Sicilia. Tenete conto che noi la prossima settimana presenteremo anche i candidati e le candidate di Sicilia Vera, e la settimana successiva i candidati e le candidate di Orgoglio Sicuro. Sono i tre pilastri su cui si basa la nostra strategia. Noi stamattina stiamo depositando 9 simboli, perché il progetto originario era quello di 3 liste forti e 6 liste di testimonianza. Probabilmente riusciamo a fare 3 liste forti e
come liste di testimonianza magari saranno 3-4, perché comunque daremo spazio a tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità intanto per contribuire al progetto. Poco cambia, perché tanto questa è una campagna elettorale, lo voglio sottolineare, che fondamentalmente si basa sul candidato alla presidenza della regione. Noi abbiamo trasformato strategicamente questa campagna elettorale come se fosse una elezione del sindaco di Sicilia, e ormai li aspettiamo tutti sul nostro campo, e tradizionalmente quando gli altri vengono nel nostro campo noi li massacriamo. Allora, apriamo. Io me lo dai. Da qua. Cioè, tutta sta gente qua non è sotto l'ombrellone, ragazzi, oh, è qua. Guardate qua. Guardate qua. Guardate. Pazzesco. Pazzesco. Ah, ci tenevo io a farlo ringraziare. Non ti voglio rubare il mestiere, eh. Assolutamente. Ismaele, si vede che non sei abituato a non dormire la notte, però c'hai due palle apposta degli occhi. Allora, per prima di iniziare, diciamo ufficialmente, soltanto. Mettiamo il volume, per favore. Se alcuni sindaci salgono un attimo qui, così possiamo fare delle immagini che ci servono per la stampa. Quindi gli amministratori, il sindaco di Cerda, Corleone, Igor, c'erano altri sindaci. Il sindaco di Camporrale sta arrivando. Vieni, 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 Ismaele, forza. Avanti, Gargano, dove? Ah, presente. Ehi, non t'avevo visto. Sì, un attimo. Va finito, ehi, forza. No, forza. Dai. Scusate, scusate. Qua sono candidati, qua sono. Parlavo tutti, allora diamo la parola a tutti. No. Capito, noi dobbiamo provare. Siamo? E allora li mettiamo tutti, ma sì, un attimo, aspetta, sì, allora sì, tutti i candidati. Gruppo, tutti i candidati, avanti, forza. Siete tutti qua o ce n'è ancora? Purtroppo la pedana è quella che è, vabbè, è ingombrante. Ce n'è ancora? Sì, ce n'è ancora. Sta arrivando. Così, ecco qua, forza, dai. De Luca, sindaco di Sicilia, la lista. Allora scendiamo qua, io posso scendere anche qua, e così facciamo, dai. Forza. Chi è più altino si mette qua al mio fianco, nel momento si facciamo due livelli. Senza nascondermi, guardate. Forza, forza. Sì, 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 con me, vai. Oh, ecco, bravo. Ora ci siamo tutti, o manca qualcuno. Scusa, si può togliere questo? Sì, sì, lo possiamo togliere un attimo, certo possiamo togliere. Altrimenti se non li ripiamo. Assolutamente, guardi. Non abbiamo fatto niente. Vai. Guardare in macchina. Chiedo scusa, lei si può mettere da questa parte a sinistra? Allora, ma facciamo stile matrimonio, per carità. Prendiamo le misure bene, e non se ne parla più. Vai. Oh. Signora, anche lei qui da questa parte. Seguiamo i consigli del maestro, ce la dire. Siamo a posto. Ale, forza avanti. Grazie. Ok, noi iniziamo. Allora, ora vi chiameremo a lei. Allora, scendete qua.
ora vi chiameremo a uno a uno per un brevissimo intervento. Quanto sono i candidati? 16. Giusto? Beh, quindi tenete conto che 16 candidati, non tanto per chiarirci prima, se fate un intervento di un minuto o due minuti, ce la facciamo, uno scappano. Se sforiamo i 3 minuti, credo che cominciano ad andare sotto l'ombrellone. Ragazzi, siamo il 13 di agosto. Quindi grazie ancora, veramente non mi aspettavo questa partita, assolutamente, grazie. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie ovviamente, mi unisco ai ringraziamenti dell'onorevole De Luca per la vostra presenza, un saluto alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo in diretta Facebook. Eccoci anche a Palermo per presentare i candidati della lista De Luca Sindaco di Sicilia. Siamo stati in giro in questi giorni per le province siciliane, abbiamo iniziato da Messina per presentare gli uomini e le donne che andranno a comporre la lista De Luca Sindaco di Sicilia. Ciò che caratterizza tutti loro è quello di essere amministratori, per lo più conoscitori del funzionamento degli enti locali, della macchina amministrativa, per rimanere coerentemente in linea con quella che è la strategia e la scelta dello slogan De Luca Sindaco di Sicilia, ovvero una strategia basata sulla buona amministrazione, uomini e donne che conoscono il territorio, conoscono il funzionamento della macchina amministrativa, degli enti locali, sanno quali sono le esigenze del territorio e hanno gli strumenti per poter dare risposte al territorio e alle comunità che hanno amministrate, professionisti che hanno scelto di essere al nostro fianco, di sostenere Cateno De Luca in questa ennesima sfida che ci vede protagonisti. Ci piace ricordare, siamo stati i primi a presentare un progetto concreto, siamo stati i primi a lanciare ad ottobre dell'anno scorso questa strategia, siamo stati i primi a presentare un simbolo, un nome, un candidato presidente della regione della Sicilia, Cateno De Luca, e siamo stati i primi a presentare, siamo i primi a presentare ufficialmente i candidati che ci sostengono in questo progetto. E saremo i primi il 25 di settembre. Ovvio. Sì. Assolutamente sì, ci crediamo fortemente ed è quello che ci spinge ad andare avanti ed è quello che ci spinge oggi, 13 agosto, ad essere qui nonostante tutto, perché crediamo fortemente in questo progetto e nel risultato. E allora voglio iniziare a presentarvi i candidati della provincia di Palermo che compongono la lista De Luca Sindaco di Sicilia, anticipando che la prossima settimana saremo nuovamente a Palermo per presentare i candidati della lista Sicilia Vera e poi anche per presentare i candidati della lista Orgoglio Siculo. Adesso lo diciamo, l'ho dimenticato, ho troppe date, però ho gli appunti da controllare, li controllo e poi li aggiorno. E allora voglio iniziare subito chiamando il nostro portavoce, il portavoce di Sicilia Vera, Ismaele Lavardera, presidente di Sud Chiama Nord, candidato nella lista De Luca Sindaco di Sicilia. Ismaele Lavardera. Grazie a tutti, è bello essere qui, Sindaco, e sto arrivando dalle autonomie locali, abbiamo ufficialmente depositato il simbolo De Luca Sindaco di Sicilia Sud Chiama Nord. Facciamoci un applauso perché è una lista fatta da tantissime persone, amministratori, come dire, abbiamo cercato di mettere il meglio ma non in lista, perché questo è la nostra, è il nostro desiderio, fare squadra. Ed è bello, Cateno, ogni volta che arriviamo a Palermo, in questo posto, siamo sempre di più. È quello che sta accadendo in tutte le piazze di Sicilia, a ogni comizio. L'ondata di Cateno De Luca, lo tsunami di Cateno De Luca continua a crescere sempre di più. Ragazzi, lo dico molto francamente, non c'è storia. Noi vinceremo e manderemo a casa la banda Bassotti politica, mentre loro si stanno litigando, mentre loro stanno dando un pessimo spettacolo, noi siamo l'unica alternativa possibile a questa catastrofe politica, perché abbiamo un leader, abbiamo un presidente, abbiamo una squadra meravigliosa. Andiamo dritti verso la vittoria dal 25 settembre. Grazie, forza! Questa è una curiosità. Wow, tanto siamo tra di noi e lo possiamo dire. Ma è vero che ieri Dino Giarrusso era entrato a depositare il simbolo insieme a Calderoli e stava lì sostanzialmente con Calderoli? È vero questo qua che ce l'ha riferito Giuseppe Lombardo, che era lì presente, lì risulta.
Ma vi diciamo che questa è una parentesi veramente brutta, brutta. Nella nota che abbiamo mandato, mettiamo in modo nero su bianco che io, essendo il rappresentante legale del movimento Sud Chiama Nord, ho dato soltanto una delega. Quella delega l'ho data a Pippo Lombardo. Qualsivoglia presentazione è assurda, è fuori luogo. Mi dispiace perché umanamente e professionalmente ho condiviso un perso di strada con Dino. E noi non abbiamo e non vogliamo e non accettiamo accordi con nessuno, andiamo da soli, perché siamo questi. E quindi questa è la nostra forza. La nostra forza è che abbiamo un leader che ha detto di no ai compromessi. Questa cosa gli altri non la capiscono e quindi ci prendono per pazzi. Ma i folli visionari faranno la storia di questa regione siciliana. Quindi Cateno avanti, da soli, perché non abbiamo bisogno di nessuno. Poi nell'arco della giornata abbiamo tanti incontri, conferenza stampa a Trapani, stasera il nostro comizio a Mazara del Vallo. Vi racconterò del retroscena delicati, perché è ovvio che ieri per me vedere anche questo quadretto mi ha fatto girare le balle e quindi arrivato a questo punto racconteremo nell'arco della giornata il retroscena che ci sono a, per quanto riguarda questa vicenda, le proposte che sono partite, le reazioni ai miei no, perché si è, io ho aspettato in silenzio, lo sai, su questa vicenda, perché volevo vedere come si componeva questo squallido puzzle, visto che ora tutto è chiaro, tutto si è compiuto, come si suol dire, è giusto che si mettano in fila determinati episodi in modo tale che la gente, il nostro popolo soprattutto, ma tutti gli italiani, perché questa è una vicenda ovviamente di quella dimensione, sappiano o abbiano conferma con chi hanno a che fare e quindi anche farsi una buona riflessione su cosa bisogna fare il 25 di settembre. Andiamo avanti con la presentazione dei candidati. Invito a raggiungermi Pio Siragusa, presidente del Consiglio Comunale di Corleone. Vai Pio. Grazie, scusate la voce stamattina, un pochettino malconcia. Io niente, volevo fare una riflessione rivolgendomi a tutti coloro principalmente che ci seguono. Ma ci rendiamo conto, l'unico partito, l'unico movimento che ha un leader, che ha un presidente, che ha una squadra, che ha presentato un programma, siamo solamente noi, e si chiama Cateno De Luca. Ma vi rendete conto, siciliani, ad oggi né destra né sinistra sono in condizione di avere un programma, di avere un presidente. E mi riferisco alla banda dei bassotti che non fanno altro che solo ridicolo e offensivo alla dignità di ogni siciliano. Potete vedere camminando dei manifesti di semplici candidati che non sanno ancora quale presidente è, ma mettono soltanto i manifesti per cercare di rafforzare, io dico, il proprio negozio, perché di negozio parliamo, perché è una candidatura vuota, senza nessun senso, soltanto per il potere e per gestire il potere. Io penso che i siciliani non si possono permettere questa offesa alla dignità e all'orgoglio dei cittadini. E quindi sono molto fiducioso che ci sarà questa spinta, questa reazione, questo stimolo che io devo dire registro quotidianamente, fino a ieri, con queste farse di Schifani. Cioè, vanno a mettere a di nuovo in giro persone che erano morte, sepolte, che non se ne sapeva più niente. Ora di nuovo Micicchè, Musumeci, i siciliani sono stanchi. Forza Cateno, siamo sulla strada giusta e le persone sono con noi. Sono ottimista, forza, tutti assieme vinceremo. Grazie. Grazie Pio Siragusa, invito a raggiungermi adesso Tommaso Gargano, del Bagheria, imprenditore impegnato, eccolo qui, impegnato nel territorio concretamente attraverso la sua azione che svolge giornalmente. Io cosa dire, sono stato investito da questa doppia responsabilità perché oltre a sostenere Cateno nella campagna per la presidenza della Regione Sicilia sono pure candidato al Senato per quanto riguarda la circoscrizione 2, quindi provincia di Trapani e porzione della provincia di Palermo. Quindi questa doppia responsabilità me la sento tutta mia,
all'inizio me la sentivo un po' gravata sulle spalle, ma oggi andando in giro col nome di Cateno, credetemi, mi viene semplicissimo fare campagna elettorale, e penso che un po' tutti avete questa sensazione. Ci sono circa 40 giorni di campagna elettorale, non ne dobbiamo perdere almeno uno, non dico H24 ma H25, come nella fattispecie, insomma, Cateno. E tra l'altro il giorno 16 ci dirà come migliorare questa nostra capacità di espressione in campagna elettorale. Quindi, cosa dire, siamo tutti qui, siamo fiduciosi, io credo che all'ultimo, il 25 settembre, anzi no, il 26, perché i risultati saranno il 26, festeggeremo il nostro presidente, sia sindaco d'Italia, sia sindaco di Sicilia. Grazie. Vai. Grazie Tommaso Gargano. Adesso invito a raggiungermi Igor Gelarda, consigliere comunale uscente a Primo De Non eletti alle ultime europee. Gioca in casa. Buongiorno Cateno, grazie anche per la forza che ci stai mettendo, perché questa forza la stai mettendo per noi siciliani, per i nostri figli. Oggi ci sono qua i miei figli con me e vogliono testimoniare tutta quella classe di bambini che sperano che grazie a Cateno De Luca fra 10 anni, fra 15 anni non saranno costretti ad andare via e resteranno qua in Sicilia. E questo è fondamentale, è fondamentale. Io credo che il rispetto sia alla base di tutto. È quando nel giro di 2 giorni cambiano 3-4 candidati alla presidenza del centrodestra, significa che forse ancora una volta Cateno aveva ragione, significa che forse questi politici da Roma fino al palazzo di fronte ci considerano con quello che Cateno, la Sicilia, lo chiama il pisciatoio, e questo noi non lo possiamo permettere. Io scherzando stanotte ho detto a mia moglie: lascia il telefonino acceso, non sia mai che ti chiamano e sei tu una delle possibili candidate alla regione. Questo non è rispetto. E come non ci rispettano adesso per la scelta del candidato, non ci hanno rispettato in questi 5 anni. Quante persone conoscete che per malattie un po' serie sono state costrette a fare curare i propri figli, i propri genitori, i propri fratelli altrove? E questo non grida vendetta davanti agli occhi di Dio, perché a Milano hanno quelle cose che in Sicilia non abbiamo? Questa è una cosa che deve pensarci, deve portarci a pensare che Cateno è la soluzione dei nostri problemi, non da solo, perché non è che lui imporrà le mani, siamo tutti noi qua. Oggi Palermo ha dato una buona dimostrazione. Cateno si è fatto chilometri a piedi perché lui ha dimostrato di avere una energia, una determinazione, e con la squadra che noi tutti possiamo fare, possiamo espugnare quel palazzo che è costato migliaia di posti di lavoro, che è costato migliaia di biglietti aerei per andarsi a curare, che è costato decine di umiliazioni per tutti i nostri deputati, anche nazionali, non tutti, per fortuna qua ne abbiamo qualcuno che ha lavorato in maniera diversa, che ci hanno venduto per il cosiddetto piatto di pasta con le sarde, gli davano il piatto di pasta e ci vendevano. Cateno, quando io ho visto con i miei occhi che lui rifiutava quello che lui chiama la mela del peccato, di poter fare il candidato del centrodestra, di tutto il centrodestra, ha rifiutato questo, ha rifiutato il compromesso, ho detto: abbiamo trovato finalmente un politico serio, e ce l'abbiamo qua, oggi a Palermo e in Sicilia. Chiudo dicendo, sì, io ho avuto un passato in altri partiti nei quali io sono entrato perché dovevamo scardinare questo sistema del malaffare politico siciliano. Avevamo cominciato bene e poi mi bloccavano, mi fermavano perché ero troppo rivoluzionario, troppo scatenato, senza conoscere Cateno già lo ero. E allora no, compromessi niente, anche se mi hanno offerto qualcosa prima di andare via dal partito o dalla Lega. A me interessa che la Sicilia cambi il corso della sua storia. Grazie ragazzi, grazie Cateno. Grazie Igor Gelarda. E invito adesso a raggiungermi Salvatore Geraci, dirigente regionale del sindacato UNSIC e sindaco di Cerda. Ciao, grande sindaco. Sono venuto. Guarda che da quando mi frequenti sei più bello. Sì, lo so.
siamo diventati tutti più belli. Sei ringiovanito. Dico, è un auspicio perché la Sicilia questa volta diventi bella con Cateno, non brutta, bruttissima, da buttare come Nello Musumeci, che non è stato nemmeno candidato, è andato in processione, facendo viaggi della speranza, barattando la Sicilia per un posto di governatore. La verità, non l'hanno voluto non perché lui non faceva toccare palle ai partiti, ma perché non ha fatto toccare palla a tutti i siciliani, a tutti noi, non ha fatto toccare palla a Musumeci, e quindi non l'hanno ricandidato. Ora sono convinti di fare il colpaccio come l'hanno fatto per le comunali. Per le comunali c'era una prateria per il centrodestra. Il centrodestra partiva col beneficio, con il favore di Palermo del 70%. Ebbene, questo 70%, quando hanno visto gli assessori che erano delle careatidi, la popolazione non ha scelto di andare a votare e gli hanno dato solo il 48%. Questa volta partono dal massimo 40%, 38% delle passate elezioni, arriveranno al 30%, la Chinnici arriverà al 29% e noi arriveremo al 41%. Questa è la verità, questo è quello che succederà. È inutile con questi sondaggi farlocchi, è inutile che vanno nei comuni, nei consiglieri, nei sindaci a cercarli di ricattare, perché vogliono condizionare questo voto sarà libero, le urne risponderanno e ci sarà una valanga di voti per il territorio, per Cateno, per la Sicilia, per il riscatto. Vi faremo fuori tutti, uno alla volta. Grazie. Grazie sindaco di Cerda, e adesso da un sindaco all'altro invito a raggiungermi Luigi Cino, sindaco di Camporeale. Grazie collega. Buongiorno a tutti, sono Gigi Cino, sindaco di Camporeale. Ringrazio Cateno che mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco e dimostrare veramente che questa Sicilia può cambiare. Oggi è un giorno storico per Palermo e per tutta la Sicilia, perché abbiamo la possibilità di cambiare questo palazzo che per 20 anni è stato amministrato dagli stessi soggetti. Vedete già che da ieri vengono deputati uscenti nel mio paese, ogni 5 anni vengono le stesse persone a promettere e poi non si fanno vedere più. Oggi si sta costruendo una classe dirigente per arrivare a quel palazzo qua di fronte, assieme al nostro Presidente della Regione e Sindaco d'Italia, Cateno De Luca, che tutti noi portiamo avanti e siamo fortemente, fortemente dico, grazie a lui ci sta dando una carica, a noi sindaci, amministratori, professionisti, centri comuni, di metterci in gioco per veramente, una volta per tutte, cambiare questa Sicilia. Ringrazio Cateno che mi ha dato questa possibilità, insieme a te saliremo giorno 26 a quel palazzo. Grazie al sindaco Luigi Cino. Invito adesso a raggiungermi Salvatore San Filippo, ex sindaco di Santa Flavia, eletto consigliere nel 2012, poi la sua carriera è proseguita nel 2017, è stato sindaco e ha finito in pratica il suo mandato proprio quest'anno. Sì. Oh, quel buffo quasi 500.000 di visualizzazioni ha fatto, grazie. Ma molti vogliono andare a vedere il ponte del Baci Perugino. Vai, vedi, Ringrazio Cateno De Luca per avermi dato questa possibilità di fare parte di questa squadra di giocatori che non vuole solo vincere, ma vuole cambiare il sistema politico in Sicilia. Devo dire che ho girato in questi mesi in diversi paesi della provincia di Palermo e sconoscono i politici regionali. Perché votano De Luca? Non dico perché io voto De Luca, perché alla fine mi associo al pensiero dei cittadini, che è quello che conta, perché è una persona preparata, perché hanno visto come ha agito essendo sindaco di Messina, perché è pragmatico, perché preferisce l'azione ai discorsi che di solito si fanno ai bar oppure nei tavoli concentrati solo con alcuni soggetti, ma più che altro amano De Luca perché è un siciliano vero, possiamo dire, ama la Sicilia e farà di tutto per garantire il territorio e i cittadini che abitano questo territorio.
inoltre ha fatto delle scelte inserendo dei candidati che rappresentano il territorio e posso concludere dicendo che dopo il 25 settembre non ci limiteremo a rimanere seduti come fanno gli altri in delle mura, in delle stanze del palazzo e basta, ma continueremo ad essere tra la gente e per la gente. Grazie. Grazie, grazie a Salvatore Sanfilippo. Adesso invito a raggiungermi Michele Gangi, medico odontoiatra. Anche lui ha scelto di sostenere il progetto De Luca Sindaco di Sicilia. Per me devo dire è stato un onore, è una scelta. Non ci ho pensato molto per scegliere il nostro caro sindaco per la regione Sicilia. Lo chiamano qua a Palermo spesso Cateno Scatenato ed ha ragione, fa bene, perché con certe persone che non capiscono manco l'educazione personale ci vuole uno che è particolarmente scatenato e a volte anche volgare. Una cosa ci tengo a dire, sì, io sono stato candidato al Consiglio Comunale Palermo dove sono stato eletto, Consiglio Provinciale e via di seguito. È da 10 anni che aspetto che avvenga veramente un ricambio politico nella nostra terra e nella nostra Sicilia. Sicilia bellissima, con le sue isole, che è l'arcipelago del Mediterraneo, nessuno ne parla. Finalmente il nostro caro sindaco della regione Sicilia ha detto una cosa che mi aspettavo, che la prima cosa che farà sarà chiamare tutte le banche internazionali e tutte le grandi società estere perché vengano a investire nella nostra terra, che è una terra piena di sole e piena di energie anche da parte delle persone che abitano queste terre, per finalmente cambiare e rivoluzionare. Chissà che sogno del nostro caro sindaco della regione Sicilia che sia quello di fare la Rimini nel Riccione partendo da Palermo fino a Trapani possa diventare realtà. Immaginate quante migliaia di voti si possono, quante migliaia di posti si possono creare e quale attrazione può rappresentare l'arcipelago del Mediterraneo per i grandi interessi che ci sono internazionali. Io me lo auguro che questa cosa avvenga per me e per i nostri cittadini. È un sogno, una cosa sola volevo dire, una cosa che mi ha dato fastidio e mi ha fatto sempre vomitare è che da circa 10 anni la nostra terra come nel Settecento, che c'era nel Settecento? I famosi signorotti, c'erano i marchesi, i conti, i principi, i reucci che governavano la loro zona. Se voi fate caso, noi abbiamo i cosiddetti reucci, si sono ripetute anche in questa candidatura al Consiglio Comunale. C'è il re di Partanna Mondello, c'è il marchese conte, come lo vogliamo chiamare, dell'Uditore. C'è il nostro principe di Borgonuovo, si sono divisi la nostra terra come se a loro appartenesse come interesse privato. Io dico con forza che bisogna intervenire contro questi interessi privati, creare una nuova società e con forza abbattere questi vecchi principi della politica del Settecento. Io dico viva la Sicilia, viva il nostro sindaco per la Sicilia e spero che sia una grande vittoria. La nostra sarà una crociata, la nostra sarà una guerra santa. Spero che con i miei amici possiamo portare il nostro apporto perché lui diventa il nostro veramente principe della Sicilia, come lo chiamano voi. Grazie. Adesso invito a raggiungermi Filippo Romano, laureato in giurisprudenza, dipendente della regione siciliana, presta servizio presso l'ufficio del Genio Civile di Palermo. Buongiorno a tutti, grazie Cateno, siete tutti vicini a Cateno per essere qui, quindi non devo fare a voi, diciamo, invitarvi a votare Cateno. Io ringrazio Cateno per avermi dato l'opportunità e la possibilità di fare parte di questa squadra. Quando mi hanno proposto di entrare a far parte di questa squadra non ci ho pensato due volte. Non ci ho pensato due volte perché è una squadra già consolidata e dove Cateno nel corso degli anni ha dimostrato nei vari comuni dove ha amministrato di avere fatto bene. A Messina è uscito vincente con un largo vantaggio rispetto agli avversari. Oggi sposiamo un progetto dove ci vedono tutti coinvolti, dove dobbiamo fare squadra. Squadra significa andare avanti, certo è una competizione e ognuno di noi, Cateno, cercherà di salire quel gradino, quel voto in più rispetto al nostro amico candidato.
però noi oggi stiamo sposando un progetto dove ci deve vedere condividere il progetto Cateno De Luca, che sicuramente vincerà le elezioni, che sicuramente avrà la possibilità di cambiare la Sicilia. Io una cosa sola ti chiedo, Cateno, di continuare a mettere questa forza, questa tua grande forza, anche dopo, quando salirai quel palazzo lì, che ci vedrà coinvolti in prima persona. Io faccio parte, vedete, Cateno ha preso sindaci, amministratori, io faccio parte della società civile. Cateno avrebbe potuto dire no, questo no, perché non rappresenta un'amministrazione, non rappresenta, invece ha dato l'opportunità anche alla società civile di esprimersi, perché capisce che la società civile oggi è quella che deve dare il consenso. Più del 60% delle persone l'ultima volta non è andata a votare, e questo è drammatico. Noi dobbiamo andare a cercare, dobbiamo cercare di spriculiare, come si dice in gergo, il consenso di chi fino adesso non è andato a votare, di chi fino adesso non crede più in questa politica, di chi fino adesso ha avuto sempre le stesse persone davanti e continua a girare paese per paese per cercare il consenso. Noi oggi rappresentiamo il cambiamento e io ringrazio Cateno di avermi dato l'opportunità di partecipare a questo cambiamento. Grazie Cateno. Grazie. Adesso vi presento Antonella Panzeca, laurea magistrale in scienze politiche, svolge la sua attività presso l'assessorato regionale della funzione pubblica e delle autonomie locali con il ruolo di funzionario direttivo del Dipartimento Autonomie Locali. Grazie Valeria, grazie a tutta la squadra, siete contenti. Grazie Cateno De Luca, ho avuto l'opportunità di poterti seguire in tutte queste tue battaglie. Nella battaglia durante la pandemia sei stato folle e geniale. Hai dato la forza a tutti i sindaci che avevano veramente questa pesantezza, si sentivano abbandonati, hai dato la forza di andare avanti. Nel mio piccolo dico, io sono un funzionario che ha sempre lavorato sulle carte, sono un amministrativo, ho svolto anche per un breve periodo il ruolo di sindaco facente funzioni giusto nel periodo della pandemia, però oggi mi sento pronta per affrontare questa battaglia vincente assolutamente, perché riconosco che nel suo progetto già costruito nel tempo e non improvvisato ci siano tutti i presupposti per rendere la nostra Sicilia finalmente autonoma, finalmente riscattare questa terra che ha bisogno di voi per il voto, ha bisogno delle persone che non hanno bisogno di essere convinte, perché già siete convinti, non volete vedere più le stesse facce, volete vedere persone che lavorano e che non riscaldano le poltrone, e noi siamo pronti, siamo una squadra di coraggiosi, valorosi, al fianco di Cateno De Luca. Lo ringrazio per questa doppia investitura al Senato, al Collegio 1 di Palermo, di cui non mi aspettavo, se così, e alle regionali, quindi alle politiche, alle elezioni regionali, e sono qua molto presa dai sentimenti per la mia terra. Ti affianco come tutti ti affianchiamo in questa battaglia. Grazie Cateno, grazie, grazie, grazie. Grazie. Adesso invito a raggiungermi Piera Chiarenza, laureata in scienze del servizio sociale, due master in mediazione familiare, da sempre impegnata nel volontariato territoriale, da oltre 10 anni in politica con ruoli di assessore, consigliere comunale, il 12 giugno è stata anche candidata a sindaco del comune di Balestrate. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie per la presentazione esaustiva e puntuale. Allora, farò una breve premessa per collegarmi alla motivazione che oggi mi vede fortemente convinta a fianco del progetto De Luca Sindaco di Sicilia. Sono sempre stata un'appassionata di politica, di sana politica. Ho deciso di scendere in campo nel 2012 con un solo scopo, dare voce a chi non ne ha. Un po' per deformazione professionale, un po' perché sono fermamente convinta che le amministrazioni spesso non vivono la realtà dei territori e quindi distanti dai veri bisogni dei cittadini.
Come diceva bene nella presentazione, per 6 anni sono stata assessore alle politiche sociali, cultura, istruzioni e pari opportunità. Nell'ultima tornata elettorale del 2012 e del 2022 ho deciso di scendere in campo come candidata sindaco. La mia candidatura era volta al cambiamento, un progetto dove mi sono affiancata di giovani, professionisti, tecnici. Io in questa tornata elettorale, come dice bene Cateno, non ho accettato la mela del peccato per fare un passo indietro. Sono andata avanti e tutti mi dicevano: con il cambiamento tu non ce la potrai fare. Io ho detto: io darò una possibilità di scelta ai cittadini. Sono andata avanti senza accettare compromessi. Non ho puntato ai contenitori di voti, ma ai contenuti. Questa è la mia ideologia e questa si rispecchia in Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. La politica dei palazzi, come dicevo prima, non vive il territorio. Quindi ci troviamo in una situazione politica amministrativa distante dai veri bisogni dei cittadini. Una cosa ho chiesto a Cateno: dobbiamo essere accanto sempre delle persone fragili, anziani, minori e disabili, un'attenzione che non deve mai mancare. È una battaglia che non smetterò mai di portare avanti. Lo farò in veste di politico, in veste di professionista, in quanto tecnico dei servizi sociali. Una cosa che mi viene sempre in mente è una cosa di Don Milani. Don Milani diceva: non c'è cosa più ingiusta che fare parti uguali tra disuguali. Da questo presupposto dobbiamo partire, in tutti i settori, perché penso che da lì possiamo fare la differenza. Oggi a fianco di Cateno De Luca possiamo avere il cambiamento. Invito tutti il 25 settembre a votare Cateno De Luca, sindaco di Sicilia, e cambierà tutto. Grazie per l'attenzione. Grazie a Piera Chierenza. E adesso invito a raggiungermi Salvina Profitta, psicologa, psicoterapeuta in servizio presso il reparto cure palliative del più grande ospedale di Palermo. Salve a tutti, per me è la prima volta che mi candido, premetto appunto che sono una psicologa, una psicoterapeuta che amo da sempre la politica. La politica è intesa come ascolto a servizio dei cittadini, la politica quella del quotidiano finora ho fatto, di rendere migliore la vita di ognuno che ci circonda, a dare un aiuto, a essere mediatore in qualcosa, in un servizio, in qualcosa, in un bisogno. Seguo Cateno da sempre, da quando era appunto deputato, perché essendo io psicologa mi ha sempre attratto la sua personalità eclettica. Posso dire, una persona che riesce a fare bene tutto. L'ho seguito negli spettacoli, sa suonare, conosce bene la burocrazia, conosce benissimo, mi sono informata, il bilancio della regione siciliana, tutti gli emendamenti, sa, scrivere disegni di legge, questo non è da tutti i politici. E poi poi riesce a mettere in pratica proprio la politica, cioè a tradurre i voti in qualcosa, in servizio, e l'ha detto in tutto il suo curriculum politico, a migliorare la qualità della vita dove ha amministrato. Quindi adesso è arrivato il momento di cogliere la sua richiesta di partecipare a questa rivoluzione politica. Io mi sento pronta a cambiare livello, a migliorare il mio livello di politica, farlo più intensamente, migliore, con a capo un grande leader. Mi trovo pronta a mettere a disposizione la mia professionalità, la mia sensibilità e le mie capacità. Grazie Cateno. Grazie. E adesso invito a raggiungermi Francesca Coco, insegnante impegnata nell'attività sindacale a difesa dei diritti dei lavoratori. Salve a tutti, sono Francesca Toco, sono un'insegnante da oltre 35 anni e quindi sono a servizio come Cateno, e questa è la cosa che mi ha spinto a seguire questo invito a candidarmi, il servizio. Io faccio servizio ai miei alunni, alle famiglie dei miei alunni, agli ultimi, ai fragili. Lo faccio anche come attività sindacale, perché penso che le persone che sono in difficoltà vanno attenzionate, aiutate, sorrette, spronate soprattutto. Ed è quello che Cateno ha fatto. Cateno ha risollevato le sorti di una città, Messina, che era ridotta veramente male,
e quindi si è messo a servizio. Quindi ho sposato questa linea del programma di Cateno e poi ho sposato anche la linea dell'amore per la mia terra. Io amo la mia terra, sono stata fuori per poter prendere il mio posto di ruolo, ma sono tornata, ho lasciato un bimbo di 2 anni qua per poter prendere il mio posto di ruolo a Milano, però sono tornata, non avrei pensato di poter vivere fuori dalla Sicilia neanche un attimo. Quindi come Cateno amo la Sicilia, amo pensare che i miei alunni che con fatica raggiungono il diploma non siano costretti a dover lasciare la Sicilia. Mi ripeto perché qua è già stato detto, però per me è fondamentale. I ragazzi devono poter rimanere ai propri affetti nella propria terra. Cateno è un grande condottiero, io lo stimo tanto e siamo sicuri di poter arrivare fino in fondo in questa battaglia che è veramente un po' squallida. Grazie. Grazie. Poi tra i nostri candidati anche Nicola Calì, imprenditore, simbolo della lotta all'antimafia, alla mafia, che è assente oggi per motivi di lavoro che lo hanno portato insomma fuori e non poteva esserci, però abbiamo già avuto modo di presentarlo, abbiamo già avuto modo di confrontarci anche con lui nel corso di queste settimane. Poi Eugenia Muscarelli, che è tra le nostre candidate, ma credo non sia riuscita a raggiungerci perché non la vedo. Quindi lei insomma fa parte delle donne e degli uomini che hanno scelto di essere al nostro fianco. Noi siamo impegnati, come sapete, in una doppia sfida che ci vede sia sul impegnati per le politiche regionali che per quelle nazionali. De Luca, sindaco di Sicilia, De Luca, sindaco d'Italia, una strategia, una missione questa, la nostra, che adesso ci illustra il leader di Sicilia Vera, di Sud, chiama Nord, Cateno De Luca. Eccoci, allora vediamo, aumentiamo un altro po', vi chiedo solo un supplemento di attenzione così ognuno di voi poi magari andrà sotto l'ombrellone. A me gli occhi, così vi svelo anche alcuni retroscena che si stanno consumando. Allora, si sta per costituire un nuovo movimento che si chiama Nello Salvaci Tu, vero? State attenti perché questa non è una battuta. Allora, Nello Salvaci Tu, saranno bruciati nelle prossime ore altri nomi, perché guardate che se analizzate attorno a chi ruota il quadro politico, o meglio, quelle che in ogni caso per loro sono gli affari di palazzo, che ovviamente sono ormai scollegati completamente dalla realtà, voi dovete mettere in conto che oggi il miglior amico di Nello Musumeci, per come si sono messe le cose, diventa il suo peggior nemico, quello che era il suo peggior nemico, cioè Miciche, perché Miciche in tutta questa girandola di operazioni aveva anche in serbo due possibilità che sono saltate. La prima si chiamava Raffaele Stancanelli, sperava, come io ho avuto modo di dire ieri sera, che la candidatura di Raffaele Stancanelli prendesse corpo. Quando ci siamo visti così ogni tanto, ci si vedeva, ci si incrociava con Raffaele Stancanelli, io scherzando gli dicevo sempre: guarda, la tua candidatura non arriverà mai come candidatura ufficiale del centrodestra, perché i primi ad ammazzarti saranno i tuoi compagni di partito. I vertici del partito non ti proporranno mai alla coalizione come candidato presidente, perché sono sicuro, e tu lo sai meglio di me perché lo hai inventato tu a Nello Musumeci, che Nello Musumeci porrà come prima clausola del suo contratto, della buonuscita che chiederà, perché l'ha chiesta e ne ha ottenuto una parte, ma al primo punto c'è
dopo di me chiunque tranne che Raffaele Stancanelli. Ebbene, dobbiamo dire, io ho già ordinato un bel mazzo di rose, caro Ismaele, che devo mandare a Giorgia, perché Giorgia ci ha fatto due regali. Il primo regalo è stato appunto che ha ammazzato la candidatura di Raffaele Stancanelli, che onestamente era una candidatura autorevole, questo lo voglio riconoscere. Di tutti i nomi che si sono bruciati, sicuramente quella di Raffaele Stancanelli, per quanto mi riguarda, era realmente una candidatura insidiosa. Meno male che Giorgia ci ha tolto dell'imbarazzo e mi ha tolto dall'imbarazzo di non avere come avversario Raffaele Stancanelli. Poi ieri ci ha fatto un altro regalo. Nella rosa che è stata proposta dal presidente Silvio Berlusconi sceglie il buon Renato Schifani, che, come abbiamo avuto modo noi di dire, l'hanno ripreso dalla naftalina e lo hanno messo in piedi. Tutti sapete, ovviamente, al di là delle battute, per carità, abbiamo tutti il rispetto, ma certamente non ci crea suggestione, a me non mi impressiona affatto Renato Schifani. Per me uno come l'altro, anzi uno peggio degli altri, perché se questa terra finora è stata governata da veri pupari politici, lui è uno di quelli. E a differenza di altri sta dietro le quinte. Questo è proprio il classico, guardate, personaggio, il classico puparo politico, quello che si espone poco, ma è quello che poi determina le dinamiche più delicate. E le dinamiche più delicate sono passate da Renato Schifani, non perché lo dice il processo montante, del quale a noi non ce ne frega nulla, parliamo ovviamente di profili politici e di questo ne siamo tutti coscienti. Ma pensavamo che la scelta di Giorgia fosse un regalo. Guardate che non è così. Quella furba, è molto furba. Allora, qual è il lavoro che si sta facendo in questo momento? E lo sta conducendo in modo egregio. Da un lato la Meloni e dall'altra Micichè. Si sta andando avanti a bruciare dei nomi, anche quella della Cittadini, Barbara Cittadini, Barbarella, ve l'avevo detto io qualche mese fa. Io vi ho fatto tutta la descrizione dell'arem di Micichè, cioè tutti i nomi delle donne di Micichè che sarebbero usciti, ve l'ho detto in anteprima perché un mio amico usciere mi ha dato un pezzino con tre nomi scritti: Patrizia Monterosso, Barbarella Cittadini e quella che doveva essere Stefania Prestigiacomo. Ovviamente tutti nomi finalizzati a essere bruciate, no, altro che Giovanna d'Arco, su un altare diverso, ovviamente. L'altare diverso è quello di comunque avere come baricentro sempre Micichè, quindi Micichè non può avere candidata alla presidenza da un punto di vista geopolitico di Palermo e da un punto di vista politico non possono essere di Forza Italia. Tutto va bene in questi termini. Ecco perché lui aveva due carte. La prima era Raffaele Stancanelli, la subordinata era Massimo Russo, il quale era stato già mandato da Raffaele Lombardo circa un mese e mezzo fa, vi spiego delle cose molto delicate, da Calenda, in modo tale che questa operazione nasceva anche con un apporto di un'area che non era comunque contemplata nel centrodestra. E queste erano le due carte. Queste due carte sono fallite. Oggi possiamo dire con certezza che questi nomi non sono riusciti ad approdare, neanche il vagito pure su Massimo Russo sono riusciti a fare. E allora oggi cosa succede? Qual è realmente il disegno che c'è in atto? Quello di fare il partito, il movimento Caro Nello, salvaci tu. In questo ovviamente il primo personaggio che si ascrive, per le motivazioni che vi ho detto, perché se oggi risuscitano la candidatura di Nello Musumeci, il primo che ha un vantaggio importante
chi è? Amici, che è? Tutto torna lì, eh? Ecco qual è il disegno recondito. Io credo che tutti questi pensano che i siciliani sono cretini, perché dopo che Micciche, per demolire la candidatura di Nello Musumeci e mettere in campo le sue due carte, quella di, del buon Raffaele Stancarelli e quella di Massimo Russo, lo ha demolito, perché ovviamente per uscire nomi la prima condizione era demolire, toglierci dalle balle il buon Nello Musumeci. È ovvio che arrivato a questo punto i siciliani non è che possono dimenticare ciò che è stato detto 15 giorni fa da Micciche nei confronti di Nello Musumeci. Però non vi preoccupate, siccome loro danno per scontato, loro hanno i sondaggi, e i sondaggi gli danno come colore che tutti i collegi uninominali saranno del centrodestra, che i siciliani continueranno comunque a votare col paraocchi, e prendono come presupposto l'esperienza di Palermo. E qua Igor anche ha fatto un'analisi giusta, cioè guardate, qua si è partito come post Orlando, che ha lasciato il disastro, anzi il sindaco di Cerda, scusami, minchia, da Cerda si è riuscita a fare un'analisi obiettiva, vedi? È vero, il mio collega di Cerda che dice, sono partiti da una situazione effettivamente del 70% almeno comunque dei palermitani che ormai erano stanchi dell'era Orlando, e soprattutto gli ultimi 5 anni sono stati indecorosi, indescrivibili sotto tutti i punti di vista, quindi è ovvio che qua già c'era una reazione ben precisa, ed è vero, hanno avuto la capacità di proporre un progetto per la città che ha portato a perdere in campagna elettorale almeno 20 punti, cioè qua se durava almeno un'altra settimana la campagna elettorale, guardate, qua rischiavano ancora di perdere pure le elezioni il centrodestra, altro che cavoli. E vi dico una cosa, lo sapete perché è finita così qua a Palermo? E non voglio ora, per carità, personalizzare nulla, perché vedete, se a Palermo ci fosse stata una reale proposta alla Cateno De Luca, elezioni centrodestra a Palermo non le avrebbe vinte, e sono arrivati anche ovviamente a supportarsi di tutti certi ambienti che dovrebbero ancora, cioè dovrebbero evitare solo di farsi vedere in giro, perché tutte le operazioni che sono state fatte ovviamente per cercare comunque di supportare questo progetto, quindi vuol dire che loro stessi erano coscienti che il rischio di scendere sotto il 40% al primo turno c'era, quindi si sono messi in funzione alcuni personaggi che hanno cercato di cucire certi rapporti e certi equilibri, e questo guardate che è così. E quindi quando prendono come esperienza, come modello, il modello Palermo, io vi dico una cosa, e perché il 25 di settembre non potrebbe affermarsi il modello Messina? Scusatemi, non ho capito, perché il modello Palermo è Vangelo e il modello Messina non lo può essere, quantomeno alla pari, perché questa presunzione? Questa è la presunzione di coloro che stanno sentendo che qualcosa si verificherà, e si verificherà. Noi lo cogliamo ogni giorno, e ogni giorno sentiamo quello che è oggi il sostegno del nostro popolo, tant'è vero che stiamo chiedendo a tutti un supplemento di impegno, lo stesso impegno che oggi sentiamo su De Luca sindaco di Sicilia, lo chiediamo anche per il progetto De Luca sindaco d'Italia. Al nostro popolo chiediamo coerenza sul voto del 25 di settembre, la stessa espressione di sostegno su De Luca sindaco di Sicilia per De Luca sindaco d'Italia, perché questo realmente ci consentirà anche di far saltare delle posizioni che sono
ancora collegate a certi tipi di equilibri. Ora vi voglio lasciare con una modesta analisi rispetto già a quello che riguarda il nostro progetto, e lo voglio dire qua ai candidati. Alcuni di voi, mi ricordo quando ci siamo conosciuti, la prima domanda che mi hanno fatto, avendo premesso che apprezzavano il mio modo di fare politica, conoscevano la mia storia, quindi erano seduti a parlare con me perché c'era ovviamente una condivisione già. Questo lo voglio chiarire e di questo io vi voglio dare atto e vi voglio ringraziare a tutti, perché se avete parlato con me è perché c'è questa premessa. A questa premessa, ovviamente essendo un progetto in itinere che viene soffocato dai grandi canali di comunicazione, cioè io per avere magari uno spazio sulla Rai 3 piuttosto che su certi giornali non mi devo fare 10 giorni di camminata a piedi o 10 giorni magari di spiaggia a nuoto per avere un piccolo spazio, come dico io, un necrologio, pensate un po'. E vabbè, è giusto, quindi noi anche questo, soprattutto gli addetti ai lavori, vanno a considerare e si pongono come domanda: oh, ma il seggio lo prendiamo? Cioè io ci sono, ma è un riusciamo a Palermo anche a prendere il seggio? E allora si accettano scommesse ora, senza discussione. Io sono pronto a fare le scommesse con tutti voi. Io vi dico una cosa, il simbolo, già il logo, il progetto De Luca sindaco di Sicilia è brandizzato ormai ad oltre il 20%, mettetevelo in testa questo. Lo sapete che cosa significa tecnicamente? Che questo simbolo oggi anche a Palermo riscuote la simpatia di oltre il 20% dei palermitani. E quando vi siete seduti di fronte a me, io vi ho detto solo una cosa, solo una cosa: fate un giochino, ricordate, vi ho detto, fate voi un sondaggio, e il sondaggio più autorevole è questo: interrogate 50 persone, prendete almeno 5 segmenti diversi, e quindi a 10 pensionati, a 10 giovani, a 10 impiegati, a 10 imprenditori, a 10 liberi professionisti, formulate la domanda: ma tu, tra Musumeci, De Luca, allora già si ventilava l'operazione Chinnici o altro, per chi voti? Per chi voteresti alla presidenza della Sicilia, alla presidenza del governo regionale? Io vi ho invitato a tutti a fare questo sondaggio e credo che se siete ritornati convinti, e quindi non c'è stato il dialogo chi c'è per mia e altro ancora, perché queste discussioni sapete che non mi piacciono, e devo dire che intelligentemente nessuno di voi me li ha poste, se siete ritornati e avete deciso di scendere in campo è perché ciascuno di voi l'esito di questo sondaggio è stato quello che io sento, io giro in continuazione e ovviamente colgo anche nello sguardo di tanti siciliani e siciliane l'apprezzamento, uno sguardo che in questo momento non può andare oltre grazie a quella condivisione che c'è con gli occhi, perché magari in questa terra di mafie il solo manifestare una simpatia disallineata dal centrodestra e centrosinistra, perché magari una simpatia del centrodestra che viene manifestata da un cittadino per il centrosinistra, vabbè, la tollera, perché comunque fa parte dello schema del consociativismo, dell'alternanza consociativa. Ma guardate che una simpatia manifestata nei nostri confronti fa scattare l'ira del centrodestra e ovviamente l'avversione del centrosinistra, quindi è ovvio, comprendo. Ecco perché va fatto un applauso a tutti i candidati e alle candidate per questo supplemento di coraggio. La previsione, guardate, io vi dico questo: oggi
non c'è più il tema scattesseggio o non scattesseggio. E siccome io le previsioni le ho sempre azzeccate, come è stato a Messina, io ho detto 10 giorni prima del voto che avremmo vinto col 46% al primo turno. E ovviamente ridevano tutti. E a me sta bene, perché non c'è cosa più bella che quella di essere sottovalutati. Non vi preoccupate, anzi, la soddisfazione sarà più bella. La vittoria avrà un sapore più IVA, come si suol dire. Quindi non vi preoccupate per questo, perché spesso è anche una tecnica per cercare ovviamente di minimizzare, no? Nelle varie strategie. Io vi dico una cosa, noi qua concorriamo su 3 seggi. Mettetevelo in testa quello che vi sto dicendo. Questa lista già concorre su 3 seggi e chi si vuole fare scommesse io sono pronto a farlo. E attenzione, manca l'IVA. Perché? Perché Ismaele Lavardera, che vedevano come avversario, eccetera, perché non capivano che qua noi non stavamo giocando a un seggio. Qua siamo a numeri importanti, guardate. È nel listino. E quindi che significa? Che io, diventando De Luca sindaco di Sicilia, si libera un altro posto. E quindi praticamente sono 3 seggi più IVA. 4 di voi saranno in quel Parlamento e io sono orgoglioso di questo. 4 di voi, mettetevele in testa. E oggi l'avete visto già, che bella squadra, dopo tanto lavoro è stata fatta una bella squadra oggi che rappresenta realmente tutti i segmenti della società e soprattutto una squadra agguerrita che ha la competenza. Noi il 16 di agosto ci vediamo, lo sapete, ci vediamo dalle 12, saranno 5 ore dove ci dobbiamo confrontare su varie tematiche. Abbiamo questo appuntamento a Enna, per me la formazione e soprattutto sintonizzarci ora su tutti i temi della campagna elettorale è fondamentale. Guardate che noi prossima settimana presenteremo la lista Sicilia Vera e non pensate che la lista Sicilia Vera è stata montata tanto per esserci. Questo lo voglio dire anche a qualche collega che è preoccupato perché in Sicilia Vera eccetera. Vi voglio solo dare un dato, e così ci intendiamo, lo dico anche agli amici di Sicilia Vera. Guardate che a Messina il capolista di Sicilia Vera si chiama Danilo Lo Giudice, cioè l'onorevole Danilo Lo Giudice, un ragazzo che io ho cresciuto da quando aveva 18 anni, l'unico parlamentare che abbiamo. Quindi lo voglio dire perché? Perché alcuni di voi sono stati avvicinati e gli è stato raccontato che la lista Sicilia Vera non raggiungerà il 5%. E allora, siccome io sono stato sempre chiaro, non ci sono dubbi che in termini di brandizzazione, perché è una questione tecnica, attenzione, è una questione tecnica, pensate che a Messina con la stessa strategia la prima lista non è uscita quella di De Luca, ma è uscita quella di Basile, politicamente sconosciuto fino a quando non è stato comunicato che era il candidato sindaco a Messina. Cioè, noi guardate, non abbiamo per carità i consulenti e i mezzi di Arcore, però un po' ce ne intendiamo di comunicazione e finora abbiamo dimostrato che nella nostra semplicità o artigianalità siamo riusciti a sconfiggere i colossi della comunicazione, perché i dati sono dati, poi ognuno li può leggere come vuole. Io ancora sono il politico più seguito in Sicilia sui social e sono il 18° politico più seguito sui social a livello nazionale. Quindi ragazzi, scusatemi, noi siamo umili, però quando bisogna anche alzare la testa per i meriti che abbiamo e i galloni che ci siamo conquistati sul campo, facciamolo, perché poi rischiamo di entrare nella sindrome, in una sindrome che non ci fa bene assolutamente. Questo lo voglio sottolineare. Allora
è ovvio, quando noi diciamo che la nostra strategia ha tre pilastri, parliamo sempre chiaro, ha tre pilastri. Oggi abbiamo presentato il primo pilastro, prossima settimana presentiamo il secondo pilastro e alla settimana di chiusura presenteremo il terzo, Orgoglio Siculo. Ho sempre detto dall'inizio, la nostra campagna anche mediatica si è basata sempre su tre simboli, non su quattro, non su cinque, su tre. E noi abbiamo detto fin dall'inizio che il nostro investimento, gli uomini e le donne che avremmo eletto nel Parlamento siciliano, sarebbero state espressioni di queste tre liste. E vi assicuro che se dovessero essere due, non ero così cretino da fare l'investimento su tre loghi per puntare poi su due. Quando noi parliamo chiaro, è ovvio che mettiamo in difficoltà il sistema, perché noi siamo talmente semplici da questo punto di vista che, come dico sempre, facciamo tutto alla luce del sole. Questo lo voglio sottolineare. Oggi abbiamo depositato 9 simboli, perché il progetto originario, se si fosse arrivato a scadenza naturale, era i tre pilastri più le 6 liste di testimonianza. Ma secondo voi oggi un progetto si può reggere su 2 pilastri? No. Allora cosa succederà? Noi confermeremo, e come sta avvenendo, attenzione, quella che è la progettualità sui 3 pilastri principali: De Luca sindaco di Sicilia, Sicilia Vera, Orgoglio Siculo con Cateno. Io amo questa lista, perché guardate, se io sono qui ancora a discutere con voi e voi siete qui oggi 13 di agosto, è perché il nostro orgoglio è la nostra adrenalina. E quando qualche amico tra virgolette dice De Luca è così reattivo perché sniffa cocaina, io rispondo che De Luca è così reattivo perché ha orgoglio da vendere. Ecco cosa sniffo: orgoglio. Orgoglio Siculo non è un messaggio banale, guardate, e non è stato posto a caso nella strategia complessiva. Le altre liste sono liste di testimonianza, cioè liste che sono state predisposte per tutti i siciliani e le siciliane che intanto hanno dato la disponibilità a candidarsi per dare un loro contributo d'amore per la Sicilia, che sanno già che il loro è un contributo che non pretende neanche di essere ricambiato sotto il profilo della legittima ambizione, perché io dico sempre che uomini e donne senza ambizione non possono essere elementi di un ingranaggio così importante. È normale l'ambizione, è la priorità che nella vita però bisogna, che fa la differenza tra l'uno e l'altro. E quindi cosa cambierà? Cambieranno il numero delle liste di testimonianze, non saranno 6, saranno 2, saranno 3. Una cosa lo dico, lo dico pubblicamente: faremo in modo tale che fino all'ultima manifestazione di amore nei nostri confronti della nostra terra, e quindi faremo di tutto affinché nessun candidato e nessuna candidata rimanga fuori dalle liste di testimonianza, a costo che dovrò chiedere all'ultimo secondo, se mi mancano dei candidati, per chiudere le liste di testimonianza, perché chi oggi, chi ci ha chiesto, chi si è messo a disposizione, io oggi lo voglio mettere nelle condizioni di poter fare la campagna elettorale con noi. Porterà 50 voti, ne porterà 100, non abbiamo mai chiesto a nessuno da questo punto di vista qual è l'apporto che garantirà al progetto. Quindi lo volevo chiarire proprio oggi che abbiamo depositato le 9 liste. È ovvio, il nostro sogno era farle tutte e 9, ma i tempi sono quelli che sono. E allora vedremo dove si arriverà. Intanto stiamo chiudendo con una progressione logica quella che sono gli elementi del progetto, i 3 pilastri su cui si basa
il progetto. Questo volevo chiarirlo, perché le azioni di cecchinaggio ovviamente sono sempre più frequenti, sono sempre più forti, e naturalmente comprendo che in un momento anche così particolare ci possa anche scattare qualche perplessità. Fidatevi di quello che vi dico, perché esattamente è stata la stessa strategia messa in campo a Messina. A Messina abbiamo costruito il progetto su tre pilastri, dopodiché abbiamo fatto le sei liste di testimonianza che hanno fatto la differenza per farci vincere al primo turno. Tutto qui. Su quel modello, visto che il centrodestra in questo momento si basa sul modello Palermo, e allora quando c'è questa discussione simpatica, io dico che dal modello Palermo si passerà ormai definitivamente al modello Messina. Noi ritorneremo qui quando? Giovedì 18 alle ore 9:30, quindi non so chi partirà in vacanza, però lo voglio dire ai candidati e alle candidate di Sicilia Vera: giorno 18 alle ore 9:30 si presenterà la lista Sicilia Vera, e tutti si renderanno conto anche di come abbiamo articolato la lista Sicilia Vera. E così ancora, se qualcuno continua a fare lo sciacallo, vi assicuro che anche sulla lista Sicilia Vera, come non la faranno più ora su questa lista, vi assicuro che giorno 18, quando sarà ufficializzata la lista Sicilia Vera, qualche sciacallo scomparirà. Grazie a tutti, noi ci vediamo ora a Trapani, a che ora ci ricolleghiamo? Alle 16:30, e poi chiuderemo la nostra giornata con un bel comizio a Campobello, a Mazara del Vallo, cioè penso sempre a Daniele Mangiaracina con Campobello di Mazara, a Mazara del Vallo alle ore 21:30. A Trapani una bella bombetta lanciamo oggi. Ah, oggi ci sono bombe a Trapani. Ah, oggi ci sono cose, ci sono, come si chiama, giochi d'artificio saranno. Va bene, grazie a tutti. Con tutti i cuori, terra d'amore e di campo parti.
nostra vita servirti ad onorarti, sia le Sicilia, terra di fuoco, che aspetta fini di sfumato gioco. Io sono più pronto ad abbracciarti e per tutta vita servirti ad onorarti, sia le Sicilia, terra di fuoco, che aspetta fini di sfumato gioco. Terra d'amore e di bellezza rara, l'esercito di liberazione è pronto a partire! Sogno pronto e mi faccio ammazzare!